Mega spesona Conad e Eurospin. Adesso vi mostro quello che ho preso. Ho preso cose dalla Conad e dall'Eurospin, per la maggior parte tutto in offerta, perché appunto essendo il periodo pasquale è tutto in offerta, e anche se ho notato che alcune cose sono aumentate di prezzo, fatemi sapere se anche voi vi siete reso conto di questo aumento ingiustificato dei prodotti. In offerta noci, 3,99 al chilo, ne ho preso, penso che siano mezzo chilo. In offerta c'era anche il petto di pollo intero. Questo poi lo faccio a fettine e lo utilizzo, poi lo congelo. Questo veniva al chilo 5,60 se non erro. Infatti, questo è più di un chilo e l'ho pagato 6 euro. Poi, altra cosa in offerta, questa, la salsiccia 2,40 euro se non erro. Quella è veramente, veramente buona. Poi, altra cosa in offerta. Vediamo, ho trovato anche lo scontrino, così me lo metto qui. I funghi trifolati, questi qui nella confezione praticamente in buota. E questi li utilizzo per varie ricette perché mi piacciono veramente tantissimo. Questi in offerta, è più la carta dello scontrino che il resto. 49 centesimi sempre in offerta e ne ho presi due. Mettiamo tutto qui perché poi dopo disinfetto tutto. E poi, un prodotto non in offerta, ma mi serviva l'aceto e ne ho fatto una scorta abbondante, aceto bianco. Questo lo utilizzo principalmente per pulire a casa, ma anche per i piatti e anche per eventualmente poi l'insalata. Poi altra cosa in offerta, le lasagne all'uovo. Perché allora dove stanno lasagne 99 centesimi? Queste però non erano in offerta, venivano 99 proprio. E queste sono quelle fresche all'uovo. L'arrosto di tacchino che prendo sempre, ecco, ce ne sono di due tipi l'Eurospin, questo è un altro, quando è in offerta l'altro preferisco prendere l'altro, però veniva un po' di più quindi ho preferito questo, anche se comunque è buono di scorta quando non abbiamo l'affettato fresco. 1,19 questo non stava in offerta ed è sempre stato a quel prezzo. In offerta invece questo, salame Milano, ne ho presi due perché veniva 99 centesimi, quindi ne ho presi due. Poi sempre quello che prendo le mozzarelle, queste non erano in offerta, però mi servivano e ne ho fatto scorta. In offerta erano le banane a 99 centesimi. Poi non era in offerta, ma ne avevo voglia perché ho visto che una signora l'ha comprata e mi ha fatto venire voglia. La panna cotta dell'Eurospin, non l'ho mai provata. Questa viene panna cotta. 55 centesimi. Le nostre dorate gallette di mais col cioccolato che non devono mancare come spuntino, diciamo, goloso. Queste vengono 99 centesimi, ci sono così al cioccolato e anche cioccolato fondente e allo yogurt, però preferisco quelle della Lidl perché sono molto più buone e ci sono anche con il cocco sopra, sono veramente veramente buone. Poi, sempre dall'Eurospin, salsa rosa, questa non era un'offerta ma voglio fare gamberetti in salsa rosa da Pasqua e questa l'ho pagata 89 centesimi, anzi no, questa era un'offerta, 89 centesimi. Gnocchetti, perché li voglio fare, credo che si chiamano alla sorrentina, non vorrei sbagliare, quindi al forno. Questi vengono 79 centesimi, mezzo chilo, non ho più spazio qui sopra. E poi la mia solita pasta sfoglia rettangolare per fare il rusticone. Il contorno grigliato, questo era un'offerta ed è buonissimo, 1,19 euro anzi invece di 1,49 euro, e io lo adoro perché è buonissimo. La carta igienica anche dell'Eurospin ho preso e l'acqua, insomma che mi servivano le bottiglie più che altro perché l'acqua la prendo direttamente dal rubinetto di mia suocera che ha il depuratore. Ok, proseguiamo con la spesa della Conad, se riesco a fare spazio. E qui però mi sa che lo scontrino non ce l'ho. Allora, era in offerta il tè della Twinings. Allora, ci sono alcune cose che non prendo dall'Eurospin perché sinceramente non mi piacciono, perché ci sono delle cose che comunque di marca sono migliori. Quindi diciamo che sulla Twinings non ci siamo, cioè nel senso non abbiamo dubbi. Questo e poi utilizzo anche come marca la Pompadour che mi piace abbastanza. Questa era un'offerta invece che 3 euro qualcosa, 2,30 euro se non erro. E c'era anche un altro tipo di tè. Poi in offerta che prendo sempre quando vado alla Conad, i Dingo. Sia alla vaniglia che al cioccolato, 99 centesimi.
Poi il dentifricio che di solito utilizzo il Colgate e lo prendo di solito dall'acqua sapone, però andare all'acqua sapone per un dentifricio non è del caso. 1,26 di solito pago 1 euro quando è in offerta la confezione tipo da 3 da 4, però in questi tempi purtroppo tutto è un pochino, 10, non so quanti diciamo, pacchi sono dentro. Quindi diciamo che la spesa possiamo anche fare qualche sgarro e spendere un po' di più, ecco perché secondo me stanno aumentando i prezzi. In offerta questi, che io adoro, Tuck, classici, 2 euro, 1,99 euro, e sono 10. Allora, sono andata all'Eurospin principalmente, sì, per queste cose che ho visto che erano in offerta, perché dovrei sapere che giustamente i volantini non stanno arrivando, quindi ho fatto il giro più veloce possibile, però guardando quello che era in offerta. Ero andata principalmente per le uova e per la farina, che ovviamente non c'è. Sono tipo 3 settimane che non esistono né uova né farina. Addirittura hanno messo il cartello nel reparto uova con scritto prendere massimo 3 confezioni alla volta. Però uova non ce n'erano e farina neanche. Meno male che la Conad c'erano e quindi le ho prese da lì. 1,36, lo so, 1,89 all'Eurospin, quella da 10, però le uova mi servivano, quindi le ho prese. Poi sono andata alla Conad principalmente per questo. C'era l'offerta 7,39 se non erro nuovo, 11 e qualcosina, 2 uova, quindi praticamente ne pagate con 11 euro, ne prendete 2 uova che vengono 5 euro, quindi va benissimo. Uno per me, tanto siamo io e Fabio, Fabio poi le cioccolata non le piace, non gli piace tantissimo, quindi vabbè, mangia solo il Ringo per quanto riguarda la cioccolata e questo dell'Eurospin. Quindi uno va più che bene, l'altro gliel'ho regalato a mia sorella che era con Frozen. In realtà mi sono presa questa che con le Winx che io odio, mi sarei dovuta prendere quella con Frozen, vabbè sì, fa nulla. Però almeno abbiamo il simbolo di Pasqua e la metterò da qualche parte. Poi in offerta, no, in offerta sì, c'era la farina 0 che l'avevo finita e mi serve per le pizze perché ovviamente stando a casa se non erro stava 49 centesimi. Era in offerta però con la carta grigia, perché non so se sapete, ma alla Conad c'è la carta grigia, che è quella con cui puoi pagare direttamente perché è prepagata, e la carta normale, quella arancione. Con la carta grigia c'era l'offerta su questa, sull'ace, che io trovo comodissima anche pre coronavirus e comunque adesso a maggior ragione, perché è per anche i colorati. Io lo metto in lavatrice igienizzante, elimina gli odori ed è sicuro su colorati e delicati, e va messo direttamente nella lavatrice e non nel cestello, diciamo, cioè direttamente nel cestello, non dove metti i detersivi. Era 2,19 con la carta, 2,39 senza carta. Però beh, ripeto, dovevo prendere queste due cose dall'acqua e sapone, non mi sembrava il caso e ho preso tutto quanto da lì. Altra busta finita. Poi sono andata anche perché c'era in offerta la Coca-Cola, 1,70 se non erro, sempre perché era Pasqua. C'era in offerta anche lo svelto, che ne manca uno perché l'ho dato a mia madre, che serviva anche a lei, e non, giustamente non poteva andare alla Conad solo per lo svelto. Questo veniva a 2,30 euro se non erro, 3 confezioni di svelto che avevo finito e che tipo avevo, se vi faccio vedere, ho una pila di piatti che non finisce più perché avevo finito lo svelto. Pasta, che utilizzo questa della Divella perché quella dell'Eurospin non mi piace, quindi praticamente le penne, spaghetti ristorante, sono ne avrò 49 centesimi a busta. Poi ho preso anche le penne più grosse, quelle lì, penne Zitoni, ah, i rigatoni ho preso anche, ok. In offerta c'erano anche le patatine della Conad, 79 centesimi se non erro. Oddio, non so più dove mettere le cose. Poi in offerta tonno palmera, 2,45, che il Rio Mare costa un botto. In offerta poi al banco, non so se queste offerte sono per tutti i Conad della Puglia o di tutta Italia, però c'era in offerta il formaggio quello con i buchi, il Masdar, se non erro si chiama, e veniva 59 centesimi letto, e poi 25,50 al chilo, e 9,90 al chilo la fesa di tacchino, che ho preso giustamente fresca. L'altra invece dello spin me la tengo per riserva quando finisco tutto. E mi sa che ho finito. Sì, ah,
Oh, non ce la facevo più, troppa roba. Ok, ho speso un bel po', però diciamo che sto a posto per 2 altre settimane buone. Niente, spero che la spesa che ho fatto vi abbia dato qualche spunto per eventualmente delle offerte che ci sono in questo periodo. Io vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!